Buonasera a tutti amici sportivi calabresi, pianeta dilettanti, il calcio calabrese in TV. Questa settimana sarà commentato grazie ai tanti filmati che come al solito settimanalmente vi facciamo vedere, a partire dalla Serie D, dove in questa giornata numero 2 ha riscontrato solamente una sconfitta, quella della Rocella sul campo della Marsala, mentre l'unico pareggio è a 0-0 dell'intera giornata è arrivato da Castrovillari con il pareggio esterno tra la Palmese e di Castrovillari, e poi questa rimonta importante da parte dell'Ogri che in svantaggio per un gol a zero, alla fine è riuscita a vincere addirittura 4-1 con il Portici, ma vince anche la prima partita stagionale la Cittanovese grazie al gol di Napolitano contro la San Cataldese. Vi faremo vedere anche un po' di eccellenza con questo Corigliano che vince ancora, segna tanto e questa volta sono 4 i gol che gli hanno permesso di violare il terreno di Siderno. L'Olympic Rossanese che perde in casa 2-0 con il Trebisacce e poi la prima vittoria stagionale delle Gallico Catona sul campo del Cuto. Vi faremo rivedere anche le immagini della scuola calcio Pianopoli, grazie anche alla presenza in studio dell'ospite che tra qualche istante andrò a presentare, e ovviamente la rubrica che ormai dalla prima giornata ci tiene compagnia e ci terrà compagnia fino a fine stagione, il Batticinque della collega Anna Maria Emplatini. Ben ritornato a Reggio Calabria, a Reggio TV, a Rosario Salerno. Grazie, grazie di cuore. E bentornato per la prima volta a Claudio Morelli. E Grazie. allora, io direi che la vetrina di questa settimana la merita senza ombra di dubbio un pubblico eccezionale, una piazza eccezionale che forse si trova, anzi caccia il forse, si trova di passaggio in questo campionato di Serie D. Possono partire, può partire questo filmato, si riferisce alla gara Bari-San Cataldese con la formazione di Connachini che ha vinto 4-1 contro la squadra siciliana. Addirittura 13.000 sono state le persone presenti allo stadio di Bari, un Bari che sicuramente dà visibilità all'intero mondo dilettantistico Salerno. Vedere il Bari in Serie D vuol dire come se vedessimo la Juventus, no? Nelle parti basse, però porta, anzi, si è creato l'entusiasmo, che non era facile creare questo entusiasmo dalla Serie B in Serie D, il pubblico. Il fatto che De Laurentiis ha dato col fatto che vuole vincere subito quello che ha fatto col Napoli, lo vuole raggiungere con le Bari. E poi vedere questa platea è solo spettacolare. È bellissimo poi avere una squadra che ti dà visibilità a livello nazionale importante. Io credo, Claudio, che Morelli, che la Lega dei Dilettanti alla fine abbia scelto bene, anche per una questione di visibilità e di immagine, posizionando l'Avellino in un girone e il Bari nell'altro. Assolutamente sono d'accordo. È riuscita a dare visibilità ai due gironi. E renderli importanti. Penso che la presenza del Bari nel girone delle nostre calabresi dia così lustro anche all'eventuale, diciamo, presenza nel nostro territorio di una squadra come il Bari in queste categorie dilettantistiche si pregeranno tipo Cittanova, tipo Rocella, tipo Locri, si pregeranno della presenza di questo pubblico, perché avrà un pubblico al seguito. Poi non è una squadra che verrà da sola col pullman, avrà sicuramente un seguito importante che farà anche cassa nelle società. Ecco, immagino una grande Io giornata. immagino le due piazze più importanti della Calabria, no? Come Locri e Palmi, no? Che hanno il pubblico al seguito. Quel giorno, quando ci sarà Palmese e Bari o Locri e Bari, lo stadio sarà pieno, 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 tra le due tifoserie calde, quindi sarà bellissimo vedere queste due partite. Ecco, io ho detto all'inizio di campionato che quest'anno io non lo chiamerei il campionato di Serie D, perché Serie D ti avvicina veramente al calcio dilettantistico, ma ha tutti i requisiti affinché questo girone e questi campionati vengano definiti dei campionati professionistici. Sì, vabbè, diciamo che si dice che è dilettante, però è un campionato professionista a tutti gli effetti, perché hanno anche regolarizzato i contratti dei calciatori, quindi si è arrivata a una certa cifra. Prima era 18, non so, adesso l'hanno portata a 25.000 euro, quindi un po' sta diventando
quasi professionista come esperto, però a livello calcistico, a livello lavorativo, lo è sempre stato professionista, perché 7 su 7 giorni la squadra è sempre a disposizione della città. Grande partita domenica nel netto muscolo di Roccella, con il Locri che faceva il suo esordio tra virgolette in casa, mentre il Locri farà il suo esordio in casa tra qualche settimana. Questo rettangolo di giochi in sintetico che sarà veramente un vero e proprio gioiello. La formazione di Antonella Modafferi in svantaggio per 1-0 è riuscita a ribaltare il risultato grazie al sacrificio, grazie al carattere, grazie alla consueta spinta che solamente in queste categorie il pubblico locarese sa dare. Vediamo il servizio che è stato curato anche per noi dalla collega Anna Maria Platini. Sembrava uno scherzo fare il colpo alla prima d'esordio, invece Scorrano, Quattrone e Martelli hanno studiato sodo per decidere che in campo ci sarebbero andati Pannitteri e Legato per l'offensiva del 4-3-3, Strumbo e non Varricchio in difesa. Ma si sapeva anche che Sorrentino non sarebbe stato a guardare, infatti è suo il disgelo dell'11° su punizione quando Pellegrino non trattiene. L'aveva guadagnata Carrafiello 1 minuto prima quando fluitava sulla fascia destra imbeccato da Sorrentino. Poi il rigore e la possibilità di mettere un'ipoteca sulla gara da parte del Portici. Tira ancora Sorrentino, para e non blocca Pellegrino, ma il quasi 300 gol partenopeo deposita fuori. Poi inizia a suonare la banda dell'Ocri. Pirrone riscalda l'atmosfera su punizione al 24esimo e 10 minuti dopo arriva il gol di Caruso. Mirabile la sua torsione aerea con palla promossa dalla destra, da Pannitteri. Nella ripresa sembra placarsi la smania repentina e scendono in campo le occasioni. De Marco, neo immesso, si guadagna un penalty trasformato da Pirrone per il vantaggio dell'Ocri. Al 34esimo Mazzone si diletta a fare il play e fa partire una bordata che si insacca nel 7. Durante il primo minuto di recupero Caruso e De Marco fanno la staffetta della vittoria. La triangolazione riesce ed il bomber ex Catanzaro è a tu per tu con il portiere del Portici per piazzare la sfera. Bene, da queste immagini cosa possiamo dire? Dal possibile 2-0 del Portici poteva quella partita alla vittoria, tra l'altro meritata, da parte dell'Ocri. Beh, dall'errore che aveva fatto il portiere precedente sul calcio piazzato, poi si è rifatto sul calcio di rigore e ha dato la svolta alla partita. Dal rigore sbagliato del Portici l'Ocri si è vivacizzate nelle sì, negli episodi si sono caricate. Se quindi... tu hai notato, dopo la parata c'è stato l'errore dell'attaccante nell'andare che... a mettere la palla dentro, e lì la partita poteva essere virtualmente, diciamo, cambiato. Compromessa. Claudio, parlavamo prima microfoni spenti, che purtroppo anche in queste categorie, come succede in tutti i settori, non solamente sportive, la meritocrazia passa al secondo posto. La passata stagione è stata straordinaria, con il Cotronè in matricola nel massimo campionato regionale, sei riuscito a portarti al secondo posto, finalista di Coppa Italia. Tutti noi pensavamo e eravamo convinti di un tuo rinnovo in automatico, invece non è stato così. Allora, per quanto riguarda Cotronè, diciamo subito che è stata una mia scelta non continuare, perché la società aveva, diciamo, dato la possibilità di continuare, ma non me la sono sentita per tanti motivi, logistici in primis. Questo non toglie assolutamente il merito che ha la società del Cotronei, e ancora oggi lo sta dimostrando. È una società formata da gente per bene, che fa calcio genuinamente, e si può fare tranquillamente bene, perché non hai neanche, diciamo, la pressione che ti può portare in alcuni momenti di campionato a dover sbandare. Dall'altra c'è da dire che, non avendo questa pressione, non avendo un seguito, sei lì a dover essere sempre tu insieme al tuo gruppo a dover cercare motivazioni domenica dopo domenica. Sarebbe stato bellissimo avere un campionato come abbiamo fatto nello scorso anno, un seguito come Locri, come Palmi, come Rossano, come tante altre piazze, io Castrovillari, io penso che sarebbe stato forse un poco diverso. Ritorniamo a Locri, dove la collega, e poi sentiamo anche Salerno, ha ascoltato i due tecnici, Chianese del Portici e Scorrano del Locri. Probabilmente ci hai dovuto pensare tutta la notte, perché hai dovuto inevitabilmente fare delle scelte e delle rinunce. È vero, oggi non era facile, come hai detto tu, ho dovuto
tutta la notte a preparare, ma pure a pensare chi dover portare in panchina, chi dover mandare in tribuna, chi dover far giocare. Fare l'allenatore non è facile, tu sei lì, devi fare delle scelte. Io sono stato contento di quelle delle scelte che ho fatto inizialmente, ma la soddisfazione sono stati chi è entrato mi ha fatto la differenza, e questa è la cosa più importante, perché quando c'è questo spirito oggi la partita, devo elogiare chi è entrato, che è veramente entrato con un grande spirito di battagliero e ci ha risolto la partita. Il Portici era partito molto bene, su errori nostri, noi sapevamo che questi giocavano molto bene su ripartenze perché sono molto forti e veloci davanti. Noi non dovevamo, su errori nostri, loro riconquistavano palle e ripartivano veloci e ci hanno messo in difficoltà. Siamo stati fortunati, perché è inutile nasconderci, perché se facevano il secondo gol la partita sarebbe cambiata, io penso. Però siamo stati fortunati, sull'1-0 siamo entrati subito in partita recuperando, dopo il rigore sbagliato da loro, recuperato subito la partita. Ci siamo ricompattati bene nel secondo tempo, abbiamo fatto degli accorgimenti, comunque poi i ragazzi sono entrati subito in partita e non hanno sbagliato più niente. È stata una partita che voi che eravate presenti vi siete resi conto di come era stata interpretata. Noi abbiamo fatto un primo tempo dove abbiamo avuto, oltre al gol, altre 3-4 limpide palle gol, oltre al rigore, e loro non ce l'hanno quasi mai tirati in porta. Sull'unica ripartenza loro, dopo che abbiamo avuto le nostre occasioni per chiudere la partita nel primo tempo, su una risalita nostra abbiamo preso il gol. Nel secondo tempo abbiamo iniziato a giocare a calcio. Una palla morta, non so se sia o non sia rigore, perché la palla comunque ha fatto la linea che stava proseguendo, ha dato calcio di rigore, poi non vado ad analizzare l'arbitro. E sul 2-1 abbiamo avuto comunque la palla col Cardinale su un calcio d'angolo per fare di nuovo il 2-2, poi gli episodi da 30 metri su un palleggio nostro, ti incrocia la palla, va a finire all'incrocio dei pali, e poi alla fine il 4-1 è su una nostra palla accade un calciatore. Sono episodi, ripeto. Bisogna lavorare su un discorso di testa, perché essendo una squadra giovane è facile che possa cadere in tentazione, in depressione, quando magari la palla non va a finire in porta, e quindi è così. Chianese parlava di problemi di testa, non possiamo non dargli torto, anzi non possiamo non dargli ragione, se considero che davvero il Portici ha avuto la grande occasione di chiudere la partita già alla fine del primo tempo. Come ha detto Claudio, sul calcio di rigore è stato determinante, perché sull'errore anche del calcio di rigore, sulla rispinta l'attaccante l'ha buttata fuori, là è stata la svolta della partita. Però Chianesi giustamente non se la deve prendere, se il rigore del Logri è stato dato, se la deve prendere con i suoi giocatori che hanno fatto di tutto poi per arrivare a questo risultato. Però conosco lui, perché come allenatore è bravo, allena bene, fa giocare bene la squadra. Soprattutto i ragazzi li fa, io l'ho incontrato con l'Aversa 2 anni fa, con la Palmese 3 anni fa, aveva una grande squadra, ma tutti squadre di ragazzi che giocavano bene, quindi ha vinto una partita non facile il Locri, perché trovandosi sotto, trovando una squadra che ribaltava sempre azione su azione, sono stati bravi. Il secondo tempo, come ha detto Umberto, hanno rimesso a posto alcune pedine, chi è entrato, come si dice sempre, che chi entra fa la sua parte, vuol dire che là in quel momento Umberto ha lavorato bene sulla testa. E domenica immagino la grande coreografia che ci dà sempre al Ninetto Muscolo, con questo derby che ritorna chissà dopo tanti anni, forse la prima volta nel campionato di Serie D, tra il Roccella ed il Logri. Adesso noi ci fermiamo con la pubblicità e poi parleremo di questa piccola e importante favola che sta portando avanti da 2 settimane una squadra che conoscono molto bene sia Morelli e sia Salerno, perché è stata allenata da loro stessi negli anni passati, e ovviamente si parla di Palmese, che ha impattato 0-0 al Mimmo Renda di Castrovillari. Pubblicità. Abamed, medicina dello sport e medicina estetica per il corpo e per il viso. Dietologia, massaggi benessere, skin test, analisi del cuoio capelluto e tanto altro. A Bovalino, traversa Giordano Bruno 3, accanto Scuola Elementare Borgo. Per appuntamenti 0964 61 143 oppure 329 86 29 868.
Seconda Via Fashion Store, la boutique con i prezzi più bassi dell'outlet. Vasto assortimento di abbigliamento, accessori e calzature, uomo, donna e bambino. Delle migliori griff nazionali ed internazionali a prezzi imbattibili. Promozioni e nuovi arrivi settimanali. Tutte le griff che hai sempre desiderato. Da noi puoi. Ci trovi in via Santa Caterina 234, Reggio Calabria e presso il parco commerciale Le Ninfe, viale Calabria, Reggio Calabria. GF Motori, assistenza, autoricambi e vendita. Unico autorizzato per la provincia di Reggio Calabria, Jaguar e Land Rover. Effettua tagliandi di tutte le marche, anche in garanzia. Assistenza 24 ore su 24 su auto di tutte le marche. Sostituzione gomme, elettronica. Vieni a scoprire le nostre auto e acquista con finanziamenti a tassi agevolati. GF Motori, The Art of Performance. Università Niccolò Cusano. Con noi potrai ottenere la tua laurea in economia, giurisprudenza, scienze politiche, scienze della formazione, ingegneria e psicologia. A tua disposizione ci sarà sempre un tutor personale che ti seguirà nella tua formazione. Unicusano offre la possibilità di studiare telematicamente seguendo le lezioni online, chattando con il tutor e incontrando i professori in videoconferenza. Avrai anche la possibilità di sostenere i tuoi esami nella città a te più vicina. Un amaro ghiacciato. Un amaro? Amaro, italiano. Vero amaro. Il vero amaro italiano. Amaro del capo. Vecchio amaro del capo, il nostro amaro italiano. E allora parliamo di Castrovilla di Palmese. Prima di vedere il servizio filmato da Carlo Catucci, facciamo i complimenti a Ivan Franceschini perché è arrivato poche ore prima di questa partita. Si era parlato di Franco Viola, si era parlato anche di Alessandro Pellegori, e poi alla fine chi in questo momento gestisce, che il curatore giudiziario ha ritenuto opportuno che la Palmese venisse gestita dal punto di vista tecnico da Ivan Franceschini. Un pareggio che secondo te vuol dire cosa, Rosario? Ottenuto contro una squadra che sulla carta dovrebbe essere la vera antagonista del Bari. Beh, diciamo che Castrovilla è una squadra costruita già da luglio, no? Non ha avuto mai problemi a livello di costruzione, di preparazione, di ritiri, di organizzazione societaria, quindi già una squadra già preparata al campionato. La Palmese, con la situazione che si è venuta a creare, rischio di scomparire, allenatore che si è dimesso nella difficoltà, è andato via, cioè nel modo perché era costretto ad andare via. Si è creata una situazione nuova e ne trae vantaggio anche poi in questo caso alcune volte anche gli allenatori che subentrano, come Franceschini, che è stato bravo ad amalgamare subito la squadra, a farla entrare nella compattezza e gli ha dato forse la responsabilità di dire qua con i risultati bisogna si migliora la piazza. E poi parliamo della Palmese, la piazza ha dato una grande mano a ribaltare questa situazione critica. E quindi, però, diciamo che ha fatto un buon risultato. Due partite ha pareggiato, mi sembra, la partita scorsa. La prima partita, anche se il risultato ancora non è stato convalidato da parte del Città di Messina. E quindi, però, diciamo che sul campo ha pareggiato. Due punti importanti, come se fossero due vittorie. Con due squadre, Claudio, che erano già preparate. Claudio, ci parla di piazza importante di Palmi? Assolutamente sì, per me è stata una piazza che mi ha dato tanto, spero di aver dato io qualcosa anche alla Palmese. Per quanto riguarda invece la gara di domenica, io credo che Franceschini ha giocato anche sul discorso emotivo. In questo momento si gioca tantissimo sull'emotività, quindi la gara è stata giocata da questo punto di vista con un'attenzione altissima.
La difficoltà arriveranno successivamente, quando devi essere sempre bravo a tenere molto alta l'attenzione, la concentrazione, in una squadra che ha delle difficoltà tecniche, perché è stata costruita, diciamo, anche in ritardo, quindi adesso ci deve essere la continuità un po' in tante cose. Intanto è ritornato Pasquale Trentinella, non sappiamo se in questi giorni l'organico sarà ulteriormente rafforzato, sta di fatto che il battesimo ancora di fuoco la Palmese ce l'avrà questa domenica all'Opressi contro Legia Virtus, ma intanto vediamo il servizio di Castrovillari che ci viene fornito dal collega Carlo Catucci. Finisce a reti inviolate la prima gara casalinga del Castrovillari targato Ferraro nel campionato di Serie D contro la Palmese di mister Franceschini. Un pari, tutto sommato, per quello che si è visto in campo, che accontenta le due formazioni. I palmesi partono subito forte, dal settimo minuto gelano il Mimorende. Fallo laterale di Nello Gambi per la testa di Basile che spizza la palla e smarca da solo davanti a Galluzzo Calivà. Incredibilmente il numero 7 nero-verde manda fuori da due passi. La reazione dei rossoneri all'undicesimo con Forgione, che dal limite dell'out destro dell'area palmese lascia partire un missile che fa la barba al palo con Barbieri immobile. Al quattordicesimo ancora palmese con Colica, che raccoglie una corta respinta della difesa rossonera. La volée del numero 9 sfiora l'incrocio dei pali. Al diciannovesimo l'occasione più ghiotta per i padroni di casa. Ungaro con un lancio di 40 metri trova Pandolfi sulla fascia destra. Il numero 7 mette in mezzo un pallone delizioso per Gallon, che dal limite dell'area piccola sbaglia un gol già fatto. Al 34esimo azione pregevole per il Castrovillari, Lavrendi serve Ielo, sovrapposizione di Forgione, cross immediato del numero 29 rossonero. La corta respinta della difesa palmese finisce sul destro dello stesso Ielo che scalda le mani a Barbieri. Reazione immediata degli ospiti un minuto più tardi, Bonaddio serve Calivà, l'attaccante palmese carica al destro, la palla sfiora il palo della porta difesa da Galluzzo. Le ultime due azioni del primo tempo sono di marca rossonera, la prima al 36esimo con Gallon che non sfrutta al meglio un fortuito assist di Forgione. La seconda al 39esimo, Catinali lancia in area Pandolfi, il numero 7 rossonero buca l'intervento al volo, poi la palla gli resta tra i piedi e ci prova ancora col destro. La palla attraversa tutto lo specchio della porta e finisce a fondo campo. Poi più niente, si chiude così il primo tempo a reti bianche. Nei secondi 45 minuti ci si aspetta continuità dal Castrovillari ed invece la Palmese che in 5 minuti ha ben 3 occasioni da rete. Al primo minuto Bonaddio prende palla nel cerchio di centrocampo, evita 3 giocatori, entra in aria e scarica un sinistro radente che sfiora il palo della porta difesa da Galluzzo. Passano solo 60 secondi ed ancora il numero 10 palmese, si invola questa volta sulla fascia destra, supera in velocità Ungaro, si accentra e batte a rete, para distinto l'estremo difensore rossonero. A quinto minuto Calivà serve nello spazio Basile. Il numero 11 nero-verde evita l'intervento di Grimaldi e carica il destro. Per fortuna dei rossoneri il tiro è centrale, para senza affanni Galluzzo. La reazione del Castrovillari arriva all'undicesimo. Lavrendi trova un corridoio per Gallon, ma il numero 10 rossonero, oggi non in giornata di grazia, sbaglia l'aggancio che lo avrebbe messo a tu per tu con Barbieri. Al 14esimo ha l'occasione per farsi perdonare l'attaccante rossonero. Cross dalla fascia destra di Pandolfi, il numero 10 riesce a colpire di testa, ma è ben piazzato sul primo palo Barbieri che para senza difficoltà. L'ultima occasione della partita capita al 36esimo sulla testa di Richlord, subentrato nel secondo tempo. Il colpo di testa dell'attaccante però non trova lo specchio della porta. Poi più niente, dopo 5 minuti di extra time, il signor Gianluca Grasso di Ariano Erpino mette fine ad una brutta partita. Brutta partita forse probabilmente per il risultato, visto che è stato a reti inviolate, però da quello che abbiamo visto non è stata una gara assolutamente noiosa, perché sia dall'una e sia dall'altra parte ci sono state tante azioni da gol. Un passo in avanti per Ivan Franceschini, 2 passi all'indietro per Francesco Ferraro, almeno questo ci è parso di capire negli spogliatoi da parte dei due tecnici che sentiamo sempre al microfono di Catucci. Sono contentissimo della prestazione che hanno fatto i ragazzi, perché hanno messo veramente in campo tutto quello che avevano e quindi sono doppiamente contento per questo punto, perché lo facciamo contro una,
una delle squadre più forti del campionato, allenato da un grandissimo allenatore che io stimo molto. E poi per noi è un punto di partenza ed è una grande iniezione di fiducia. Noi abbiamo costruito una squadra negli ultimi 10 giorni, quindi ragazzi che sono arrivati sabato scorso, l'ultimo Trentinelle che è arrivato ieri non ha fatto neanche un allenamento con noi, quindi non era facile, hanno messo in campo tutto quello che avevano e poi penso che anche per l'occasione che abbiamo creato il punto sia meritato. Io ritengo che questa sia stata una partita che rispetto a quella disputata la settimana scorsa ha segnato sicuramente non uno ma due passi indietro sul piano della prestazione a parer mio. Ritengo che la squadra sia arrivata non brillante dal punto di vista fisico, quindi probabilmente qualcosina avrò sbagliato nella settimana, perché ho visto qualche giocatore che è arrivato secondo me un po' troppo stanco a questa gara, avevo visto molto più brillante la scorsa settimana. Per cui nella prima parte contro una squadra che comunque in questo momento ha entusiasmo, che difende a 5, che non ti concede profondità, era molto difficile giocarci contro e abbiamo creato qualcosa, abbiamo concesso per la verità su una disattenzione, su una rimessa laterale abbiamo concesso anche l'opportunità di andare in vantaggio e quindi lì siamo stati poco attenti. È vero Rosario, tu puoi avere gambe importanti, puoi avere giocate importantissime, però quando non ci stai con la testa poi è normale che vai incontro a queste figure. E probabilmente il Castrovillari pensava, così come anche la scorsa settimana il Città di Messina, pensavano di fare una goleata con questa Palmese e addirittura sia il Città di Messina la scorsa settimana sia il Castrovillari adesso hanno rischiato anche di perderla. Beh, forse il Castrovillari, come dice Ciccio, ha visto qualche giocatore magari bene durante la settimana, però poi non ha risposto come doveva. Però la Palmese si è presentata 4 volte davanti alla porta. Questo è un discorso che poi ci può stare la giornata negativa, come ha detto lui che ha fatto 2 passi indietro, forse lui si preoccupava più per questo. Ha avuto troppe palle pulite la Palmese per andare in vantaggio, loro ne hanno avuto 2 occasioni, ma la prima è stata con Carlone pulita, la seconda è stata un tiro sbagliato e è stata sporca. Poi invece la Palmese ci è arrivata una costruzione. Con la costruzione della giocata, con Bonaddio che ha delle volate a livello di giocate, magari si ferma 2 minuti, poi al 3° minuto ti fa delle giocate importanti, questo è un giocatore che salta l'uomo con molta facilità. Quindi diciamo che la Palmese forse meritava anche di vincere la partita, per come si è creata la situazione a Palmi, no? In due settimane ha dovuto costruire la squadra, il giocatore che mi ha detto Franceschini che sono arrivati all'ultimo momento, hanno preso per Trentinella Pasquale che io l'ho avuto, so, un giocatore importante. Quindi diciamo che è stata una partita importante sull'aspetto anche a livello tecnico per Franceschini, perché ha avuto dei segnali importanti. Ecco, ritengo che sia Di Diego e sia Agostino non siano certamente contenti di questo pareggio che non faceva parte dei propri programmi. Penso proprio di no, poi conoscendoli che sono persone abbastanza focose, quindi il pareggio casalingo viene sempre visto come bicchiere mezzo vuoto. Io domenica invece sono stato a Monreale Proto di Cittanova, possono partire anche queste immagini con la Cittanovese che ha vinto meritatamente contro il Rotonda per 1-0. Non ho alcun dubbio nel dire che il Cittanova gioca un calcio davvero molto, molto spumeggiante, dovrebbe cercare di correggere qualcosina in fase di finalizzazione, perché il Rotonda si è dimostrato una squadra molto forte dal punto di vista muscolare. Il Rotonda addirittura ha avuto qualche occasione per portarsi sul risultato di parità dopo che la Cittanovese ha sbagliato, non dico per esagerare, almeno 4 volte la marcatura. Cittanovese che per il secondo anno si ripropone nel massimo campionato, Cittanova che allenato molto bene da Mimmo Zito, Cittanova che un po', Rosario, mi pare abbia anticipato tutti in sede di campagna acquisti, perché già a luglio Patron D'Agostino aveva confezionato l'organico. Sì, aveva già costruito, già lui viene dall'anno prima dall'anno di esperienza, la squadra era già, ha toccato poco, i ragazzi che sono arrivati sono giocatori che per lui magari già ritiene importanti, quindi come allenatore è preparato, la squadra è una squadra anche giovane, non è neanche una squadra, quindi
penso che spero che possa fare un campionato diverso dall'anno scorso, perché magari l'anno scorso, anche se sono salvati, però hanno fatto un po', c'è stato un periodo che hanno zoppicato. Sono partiti bene, la sconfitta l'altra volta non è stata una sconfitta meritata, è stata casuale, quindi la vittoria di domenica è stata la continuazione dei risultati più importanti, più avanti. Claudio, a microfoni spenti si parlava di questa imposizione che da qualche anno sta dando la Lega Dilettanti ma anche la Lega Pro. La Lega Dilettanti con il la Lega Pro con il minutaggio, la Lega Dilettanti con questi fuori quota. Io credo che anche in questo settore dovrebbe emergere la meritocrazia, nel senso che se un ragazzo è valido anche a 14 anni può esordire in prima squadra. Sono pienamente d'accordo con te, perché io penso che questo minutaggio serva solo alle casse delle società, soprattutto. Poi per quanto riguarda la valorizzazione, non c'è nessun allenatore che se non ha un calciatore pronto, non vedo il motivo perché non lo metta in campo. Questa obbligatorietà invece obbliga a noi di dover mettere in campo delle persone che non meritano di stare in un campionato d'eccellenza. Questo io sono convinto che succede in tutte le società. Abbiamo a che fare con ragazzi molto, molto distratti, che il calcio, tranne le eccezioni, questo va detto, hanno poca propensione al sacrificio, poca propensione al fatto di dover stare lì a migliorarsi, hanno quasi l'obbligo, si sentono in diritto di dover essere messi in campo e quindi alcune volte, parecchie volte, tralasciano quello che è veramente l'essenza del calcio, il sacrificio e la dedizione in questo sport. Ecco, chi può parlare tranquillamente di giovani è Rosario Salerno, perché hai lo scorso anno su incarico della LN di Calabria, che fa capo a Presidente Melacchi, che, ripeto, la prossima settimana sarà qui in studio. Già vi possiamo dire con molti giorni di anticipo che il prossimo martedì avremo l'avvocato Giampaolo, Presidente San Luca e il Presidente della LN di Calabria, dove tra l'altro oggi a Catanzaro c'è un'assemblea elettiva molto importante, debbono eleggere il consigliere federale che possa presenziare a Roma. Si stava parlando di Juniores, tu hai allenato la rappresentativa Juniores fino a nel precedente torneo delle regioni. Non ti chiedo il materiale umano che hai trovato, ma ti chiedo, probabilmente le tue scelte sono state proprio costrette perché hai visto lì under che venivano imposti, oppure under che forse non meritavano di giocare in prima squadra se non per questa legge assurda. E come ha detto Claudio, il ragazzo deve essere bravo per giocare, è inutile che noi andiamo a imporre, deve giocare il 2000, il 99, il 98, se è bravo gioca, come ha fatto De Francesco nella Roma, ha fatto giocare un ragazzo di 19 anni nel Bernabeu, quindi vuol dire che era il giocatore è bravo e lo fa giocare. Il discorso dei fuoriquota è come dicevamo prima, che se anche vuoi fare la scelta in questi campionati a livello di rappresentativa, non lo puoi fare perché l'anno prossimo sarà 2000-2001, quest'anno sarà e faranno giocare 2,99 e un 2000. In rappresentativa è diverso perché deve giocare il 2000, la fascia della 2000. Quindi c'è di poche difficoltà perché no, si fa fatica a trovare l'attaccante, si fa fatica a trovare il difensore centrale, per dire, perché magari gioca, anche se nel suo ruolo gioca a destra, gioca a sinistra, anche io facevo così, non è che io adesso sono... Perdonami, ma è vero quello che si dice, che l'under più scarso, per evitare meno danni possibili, lo si mette sulle fasce laterali, perché un under scarso deve giocare in quella zona del campo? Diciamo che non è l'under scarso in per sé, magari l'under dipende anche dal campionato che tu devi affrontare. Se devi affrontare un campionato a vincere, non puoi rischiare con un ragazzo che magari ti può fare l'errore in un momento o l'altro. Il grande lo può fare l'errore, però lo limita. Il piccolo poi si attacca al piccolo, che sbaglia con i ragazzi, invece si gioca a destra o a sinistra perché... può anche sbagliare perché c'è sempre di meglio, ma se sbaglia centralmente si rischia che si possono trovare in porta, quindi viene fatto più per questa scelta. Torniamo a Cittanova, dove a fine partita hanno parlato pugliese del
Rotonda e Zito della Cittanovese. Il Rotonda è una squadra che metterà in difficoltà un po' tutte le squadre, forse non ha grandi capacità tecniche, però ci mette grande determinazione, grande fisicità, ama giocare a ritmi bassi e poi ripartire, o per meglio dire vorrebbe far giocare gli avversari a ritmi bassi, spesso ci riesce e poi riparte con delle ripartenze anche queste un po' particolari, perché spesso con lancio lungo. Noi ci siamo contrapposti così come avevamo preparato, cercando di essere lucidi, però allo stesso tempo non abbassare mai l'intensità del gioco e pressandoli alti, perché dovevamo sporcare quantomeno questo lancio lungo per la loro prima punta, anche perché nella formazione iniziale, se guardate, di centimetri ne ho pochi, quindi non volevo che l'avversario giocasse palla alta. Devo dire che nei primi 45 minuti in particolar modo ci siamo riusciti anche bene, malgrado la temperatura, malgrado ovviamente ancora siamo alla seconda giornata, quindi qualche meccanismo va migliorato. Abbiamo fatto secondo me bene, a differenza della gara precedente non abbiamo commesso errori. Dal campo, diciamo così, da fuori si capiva che era una partita che a chi avesse avuto la fortuna di trovare il gol probabilmente l'avrebbe portata a termine, perché questo caldo non era facile fare mezz'ora di pressione, bisognava per forza cedere il break, quindi insomma non era facile. Io credo che il caldo abbia condizionato molto questa partita, il campo non bagnato, insomma dalla plastica da sotto veniva un calore veramente forte e non era facile una volta sotto poi cambiare ritmo e cercare di ribaltare la partita. Sì, qualche occasione abbiamo avuto, è vero, e come tipo di partita era una partita in cui il pareggio ci stava, però in queste partite è chiaro che chi segna poi ha... bisogna anche riconoscere senza problemi che il gol hanno cercato di tenerlo con denti stretti, insomma, e hanno fatto il possibile per mantenere senza rinunciare, insomma, quando era possibile a ripartire. Quindi bisognava non prendere gol ed essere più determinati. Non so, per esempio il primo tempo l'unica occasione veramente vera l'abbiamo avuta noi, quella di testa, insomma, è abbastanza facile, eppure alla fine l'abbiamo beccato invece il gol. Poi nella ripresa abbiamo provato, ma la stanchezza con questo caldo ci ha costretti a concedere il break. Io ho fatto i cambi proprio per avere gente veloce, svelta davanti, nel tentativo di imbastire qualche azione in velocità sullo stretto, ma qualcosa abbiamo fatto, ma non è stato sufficiente per ribaltare il risultato, quantomeno per agguantarlo. Per la Cittanovese invece questa domenica sarà una giornata storica, perché per la prima volta entrerà allo stadio di Bari, dove non so se tremeranno le gambe al tecnico Zito, al dirigente del Cittanova e anche ai quei tifosi che sicuramente non vorranno perdersi questa grande giornata. Di certo è che domenica Bari Cittanovese sarà seguita da non meno di 15.000 spettatori, quindi grande pubblico probabilmente per questa partita. Concludiamo il discorso relativo alla Serie D. L'unica calabrese che ha perduto in questa giornata ed il Roccella, che è andata e ritornata in Calabria con due gol di scarto. Vediamo il servizio che viene filmato per noi dal collega Di Donato di Canale 2 di Marsala. Il Marsala Calcio batte il Roccella con il più classico dei risultati, 2-0, grazie a due gol messi a segno entrambi nella ripresa, mentre il primo tempo è stato molto soporifero con pochissime occasioni da gol. Con il racconto di Nicola Donato e le immagini di Peppe Maltese andiamo a rivivere questo match. Ma è ancora la squadra di Giampà che prova ad attaccare con il pallone, scodellato al centro, un disimpegno errato e poi Giappone, ma il Roccella sfrutta molto l'ampiezza con questo cross che termina sul fondo e poi la volta di Lonigro, vero cervello di questo centrocampo, il pallone lunghissimo, riesce a mantenerlo in campo, è buono il suo gioco di gambe. Con troppa leggerezza
permettono agli avversari di riguadagnare il pallone, il cross al centro, la grande fiammata di Carsbo, qualche difficoltà, Secum, il cucchiaio al centro, non ci arriva, Carsbo non trova spazio, poi si invola sull'auto di destra, può preparare il cross e il pallone si spegne sul fondo. Secum, Renzo Parisi, arriva il cross, il colpo di testa e la palla in rete alla ricerca del secondo gol che stroncherebbe diciamo le possibilità di pareggio per gli avversari. Secum sull'auto di destra, il cross, un altro buon pallone, il tiro e il secondo gol, il raddoppio del Marsala con Najib Secum. Dunque altri tre minuti prima del triplice fischio finale, diciamo che il migliore in campo, mentre arriva il calcio di rigore, arriva il fischio, il tiro e la parata di Mario Giappone. Ecco, il calcio è bello per questo, perché tu sbagli e poi puntualmente sei punito. Velocemente andiamo negli spogliatoi, perché in questa seconda parte dovremmo parlare molto di eccellenza, molto di Scuola Calcio Pianopoli, ma molto anche del futuro che aspetta Claudio Morelli. Vediamo intanto cosa hanno detto i due tecnici di Marsala Roccella. L'avevamo studiata per rimanere in partita fino alla fine e poi tentare di, negli ultimi 20-25 minuti di mettere qualche forza fresca per cercare di vincere la partita. Abbiamo, tra virgolette, tenuto il colpo, li abbiamo aspettati nel primo tempo, giocando sulle ripartenze, l'abbiamo fatto discretamente bene. Abbiamo messo da un lato Candiano, dall'altro Parisi, che è un uomo più difensivo, in quanto Giuffrida soffriva un attimino, il ragazzo di colore che è molto bravo. L'avevamo studiata bene, e, diciamo, ho visto un ottimo Roccella, una squadra allenata da un grande allenatore, da un allenatore con molta esperienza anche da calciatore, e dunque onore ai ragazzi oggi che hanno fatto una grande prestazione. Prima parte della gara, come ha detto lei, eravamo tipo padroni del possesso, perché il Marsala si è messo dietro, noi giravamo palla, però il primo tempo i portieri, sia il nostro che loro, sono stati veramente inoperosi. Il secondo tempo abbiamo perso quel gol, forse eravamo messi leggermente male, però abbiamo perso due gol, forse con tiro e mezzo del Marsala. Sono stati bravi, magari cinici veramente, però non posso rimproverare niente ai miei ragazzi, perché temevo che forse potevano sbagliare la partita a livello mentale, ma questo non è stato, perché devo essere onesto, hanno cercato anche sotto di cercare di rimontare la partita, quindi anche sul 2-0 prima che loro rimanevano in 10 abbiamo avuto anche occasioni per segnare, non siamo riusciti. Una partita anche con il rigore sbagliato doveva essere questo il risultato, ma noi abbiamo l'obiettivo quello di una salvezza, sperando più tranquilla dell'anno scorso. Claudio Morelli e Rosario Salerno, la vostra associazione è come quella coperta, no? Se la tiri da una parte inevitabilmente si accorcia dall'altra. Le società che per problemi evidenti, problemi economici, sono molti di meno, però con questi corsi gli allenatori aumentano sempre di più anno dopo anno, ecco il motivo per il quale tanti allenatori molto bravi rimangono a spasso. Questa è la politica dell'associazione, è giusto che sia così. L'unica cosa che parlavamo pure con Rosario, abbiamo notato come c'è molta più facilità oggi ad entrare a far parte del gruppo, diciamo, per poter partecipare al corso. Una volta era un po' più difficile, ci volevano dei punteggi, ci volevano alcune situazioni. Oggi invece si nota con molta più facilità l'entrata nel corso.
ripeto, è una politica dell'associazione, quindi noi rispettiamo. Ecco, non voglio toccare la sensibilità di Raffaele Pilato, perché poi magari le nostre parole possono anche essere travisate, magari diciamo A e poi al destinatario arriva B, C e D, quindi creiamo solamente confusione. Certo è che, come giustamente diceva il Claudio Morelli, qualche anno fa c'era maggiore rigidità, cioè se tu valevi superavi il corso, adesso basta partecipare che già diventi allenatore, ha un patentino. Sì, adesso diciamo che il punteggio non è più come prima, ci volevano 30 punti per entrare a fare il corso, ma non so adesso, non mi metto nel specifico perché non mi va di dare... secondo me non perché non si devono fare, perché non dobbiamo dargli la possibilità a persone che vogliono fare il corso allenatore. La Calabria è questa, non è che abbiamo tante squadre da poter dire possiamo sistemarci. Forse adesso c'è il vantaggio che hanno inserito sulle scuole calcio i vari allenatori su ogni categoria, quindi forse c'è il vantaggio che adesso qua, tutti questi allenatori che faranno il corso avranno più possibilità di lavorare. Però è un po' difficile, oggi è un po' difficile lavorare, perché tu come vedi, noi qua siamo qua, io sono qua, Claudio è qua, quindi abbiamo fatto pure bene e siamo senza squadra. È cambiato un po' il calcio su questo aspetto a livello calcistico, prima forse lavorava chi faceva bene, anche chi faceva non tanto bene, però le possibilità erano tante chi lavorava bene, oggi non è più così, oggi ci sono tante scelte, ci sono tanti allenatori, e quindi il calcio su questo aspetto un po' è cambiato. E poi ci sono anche tanti tuoi colleghi, tanti vostri colleghi che per essere rivalutati oppure per entrare nel giro vanno anche a pagare. Beh, questo non esce dalla mia bocca perché non ma mi va di dire... Non lo dico io assolutamente. No, io non mi permetto di dire queste cose perché si dice così, però tu lo sai, no? Dal dire al fare è ovvio che ci sono allenatori che magari si propongono, chiamano, può darsi, questo lo faranno sicuramente, questo e poi sono cose personali e io non lo faccio, magari lui non lo fa nemmeno, e quindi no, è diventato un mestiere difficile, se tornassi indietro non farei più questo mestiere. Mentre Claudio Morelli, se tornassi indietro? No, io questo mestiere non lo rifarei ancora, mi piace tantissimo, perché a differenza di Rosario io ho il mio lavoro, quindi questo dell'allenatore è un qualcosa in più che mi sto portando da quando ero giovane, nel senso sono stato sempre nel mondo del calcio, ho fatto il calciatore, sono in una, diciamo, una dimensione che mi ha permesso di sia nel lavoro e sia nel fare il calciatore. Poi ho continuato facendo l'allenatore, mi trovo benissimo. Ripeto, il calcio, come giustamente diceva lui, oggi è più difficile fare l'allenatore, soprattutto per chi come lui vive di calcio, le difficoltà aumentano. Ecco, c'è stato qualcuno che negli anni passati ha sollevato questa problematica, cioè che voi allenatori siete più tutelati rispetto ai calciatori, sto parlando del calcio dilettantistico. Il parere di Claudio Morelli e poi anche il parere di Rosario. Ma io penso che... Fermo restando che chi vuole parlare, chi vuole fare il conduttore, dovrebbe perlomeno conoscere le norme di uno statuto, altrimenti parliamo di aria fritta. No, va bene, fare l'allenatore di calcio, senza allenatore di calcio non c'è una partita di calcio, senza l'arbitro non c'è una partita di calcio, quindi ognuno c'ha il suo ruolo. Il fatto di essere tutelati, questa parola tutelati, io penso che anche noi siamo una categoria che... Facciamo tanto, ci mettiamo tanto nostra passione, nostro tempo, ed è giusto che ci sia la ricompensa da questo punto di vista. Per quanto riguarda le opinioni che si hanno in giro, ognuno ha la sua e viene rispettata. Io sul lavoro degli altri non ci sputo, cioè nel senso che ognuno deve rispettare il proprio lavoro, intanto, la prima cosa. Ognuno deve fare il proprio mestiere e va rispettato per quello che fa. Non deve andare a toccare il lavoro degli altri perché non sanno quali sono le competenze, la prima cosa. Poi noi ci rimettiamo la faccia, a parte tutto, di tutto. Cioè, le responsabilità maggiori ce le abbiamo noi.
I primi a essere cacciati sono gli allenatori, noi i calciatori, perché giustamente non puoi togliere 20 calciatori, l'allenatore è quello che va. E poi giustamente se gli allenatori hanno il contratto, come giusto sia, siamo tutelati fino a che punto? Che poi i soldi li puoi prendere dopo 3 anni? Cioè, ma questo è il discorso, che poi devi aspettare l'avvertenza, se non li prendi devi aspettare 2 anni, questo mi sembra un pochino assurdo. Però uno prima di aprire, io penso prima di aprire una bocca, di parlare di queste situazioni, secondo me dovrebbe un po' riflettere, perché va a togliere il lavoro alle persone. Io solo questo dico, non bisogna dire altro. Se io vengo qua e dico ai conduttori, ai giornalisti o chi fa la trasmissione, non servono a niente, perché la trasmissione va da sola. Sembra un po' assurdo, no? Vado a togliere il lavoro a una persona che ci dedica l'anima, come conosco te bene, io parliamo in generale, però siccome ci sei tu davanti, cioè, come se io andassi a togliere il lavoro a te, una persona che stimo, una persona che magari è conduttore. Conduttore mica è facile farlo, oppure notizie, affermarsi, sapere cosa succede all'esterno, all'interno. Quindi rispetto dei lavoratori. La professionalità bisogna... soprattutto. Bravo. Ritorniamo al calcio, quello dilettantissimo, quello di eccellenza, dove parliamo, doveva essere l'ammazza campionato, probabilmente lo sarà in futuro, però per il momento arranca, perché è al secondo posto, al primo posto però per la prima volta la Reggio Med con 9 punti e il Corigliano sono a pari punti. Ho sbagliato la Gazzetta a mettere il secondo. No, il Corigliano è partito con meno uno. Ah sì, già, sì. Il Corigliano sì. È partito con meno uno, il Corigliano 8, Reggio Med 9. Vediamo la cronaca firmata dal collega Cristiano Fiorentino. Cioè, ha vinto 4-0. Adesso hai visto che significa sapere. Adesso ti ho corretto, Mi hai corretto tutta la gara. Quindi merito lo stipendio. Grazie. Il servizio di Corigliano, anzi Citerno Corigliano. E sono 3 le vittorie del Corigliano in altrettante giornate disputate in eccellenza. La squadra di Mister De Feo, dopo la quaterna in Coppa di mercoledì scorso, rifila un altro poker, questa volta in campionato e al Siderno. Secondo successo esterno per il team biancazzurro, che si attesta come matricola di qualità, con il miglior attacco al momento e senza subire reti per la prima volta in torneo. Unico neo, nonostante 3 successi di fila, il punto di penalità che non permette ai coriglianesi di essere in testa, ma a secondi in solitaria a -1 dalla vetta. Poco importa alla squadra del raggiante patron Nucaro, che cresce di condizione e feeling e che sa bene che i margini di miglioramento sono ancora ampi. Invisibilio e tifosi biancazzurri, accorsi in buon numero al Filippo Raciti, e che nonostante il settore occasionale, per via dell'unica tribuna disponibile, offrono una spinta in più ai propri beniamini, dimostrando grande spirito di attaccamento. Regge bene una mezz'ora circa invece il Siderno, che dopo aver fallito l'occasione del pareggio, sbagliando il rigore, pian piano si dilegua sotto la dilagante onda del Corigliano. All'inizio match, in effetti, è lo stesso team di casa ad essere incisivo. Al secondo, con un bel tiro di Santa Guida deviato dal portiere d'Aquino. Tra il 10° e il 13° i locali tornano a farsi vivi 2 volte in area coriglianese. Prima con Figliomeni, che manca il bersaglio di testa, e poi con Cavallaro, con un cross da calcio piazzato che non trova la deviazione di nessun compagno di squadra sotto rete. Al 23° però il Corigliano passa in vantaggio. Gullo viene atterrato appena dentro l'area per il direttore di gara in rigore. Dal dischetto il solito Marco Foderaro spiazza all'estremo Cannizzaro e porta in vantaggio i suoi. Al 43° il massimo penalty è per i Reggini, ma dal dischetto Santa Guida si fa ipnotizzare da D'Aquino, che pare in 2 tempi. Sul capovolgimento di fronte il Corigliano raddoppia grazie ad un'incursione ficcante di Sgro, che a tu per tu con l'estremo Cannizzaro infila la palla del raddoppio. Nella ripresa i biancazzurri chiudono la pratica con Biondo, che al 14° ruba palla e si invola verso Cannizzaro triplicando le marcature. Unico sussulto nel secondo tempo dei locali, una palla vagante in mischia scacciata sulla linea da Gullo al 18°. Al 20° e al 24° doppia occasione per il subentrato di Simone. Prima conclude sull'esterno della rete e poi su palla a scavalcare finita poco alta. Al 28° l'altra new entry Bezzicchi inventa un bel tiro a giro per il poker finale. Sarà una lotta a 2 tra Reggio Med e Corigliano? Domanda che fate ad entrambi?
Io credo che il Corigliano fa la corsa da solo, nel senso sulla carta non ha rivali. Reggio Mediterranea sicuramente è stata costruita bene, soprattutto in virtù dell'anno scorso sono stati fatti degli accorgimenti. Può dare filo da torcere, però io credo che il campionato il Corigliano lo possa solo perdere. Nel calcio non è detto che chi spende più vince, questo assolutamente, però bisogna essere realisti e dire che il Corigliano ha fatto di tutto affinché possa arrivare alla vittoria del campionato, così come ha dichiarato anche il presidente Nucaro, vuole arrivare alla fine della Coppa Italia. C'ha tutti i numeri per poterlo fare. Il resto vedo molto bene Reggio Mediterranea e Olympic da questo punto di vista, anche se le sorprese saranno sempre dietro l'angolo. Rosario, Corigliano riuscirà a battere il record della tua Palmese? Spero di no. Io dico, che vinca il campionato, perché ci sono i miei giocatori, là c'è Piemontesi, ci sono i due federali, cioè, quindi c'è pure Cassero che l'ho avuto a Palmi, quindi è una squadra che lotterebbe in Serie D per vincere il campionato insieme al Bari. Quindi ti ho detto tutto, perché è una squadra coperta su tutti i ruoli, su ruolo per ruolo hanno i massimi sostituti, buoni, forti, quindi è una squadra di categoria superiore, non è una squadra di eccellenza. È ovvio che poi quando hai lo squadrone la devi saper gestire, devi cercare di capire il momento del calciatore, devi essere bravo a farlo stare bene, cioè non è facile vincere, però ci sono tutte le caratteristiche per vincere il campionato. La nuova Reggio Mediterraneo ha costruito bene, ha preso D'Ascoli, ha preso Taverniti, Davide, ha fatto una difesa esperta, D'Ascoli viene già da due campionati vinti, cioè a centrocampo è già una squadra rodata, poi davanti c'è pure Zampaglione, cioè è una squadra. Diaz quest'anno Diaz è un buon giocatore, già se l'è visto pure due anni fa, c'era già 2 anni Diaz, mi pare, sì, anche l'anno scorso, che l'ho incontrato con l'Isola. È una squadra compatta, completa, però io penso che il Corigliano, come ha detto Claudio, è la squadra che in Serie D vincerebbe insieme al Bari il campionato. Sentiamo cosa hanno detto a fine gara Mesiti, tecnico del Siderno, ed il calciatore, tra l'altro ha segnato un gol del Corigliano, Sarli. Partiamo dal presupposto che nessuna partita è facile, quindi poi sta a noi magari metterla sul lato di farla diventare facile. Stavamo 1-0, poi il nostro portiere ha fatto una bella parata sul rigore, poi abbiamo fatto il 2-0 e diciamo la partita poi è andata in discesa. Siamo quasi tutti nuovi, quindi magari ci vuole un po' più di tempo per trovare la forma giusta, però con l'allenamento giorno dopo giorno miglioriamo sempre più e diamo sempre il massimo. Ma diciamo che noi pensiamo partita dopo partita, quindi non ci prefissiamo nulla, quindi magari pensiamo settimana in settimana e poi quello che viene è tutto di guadagnato. Completare questa partita adesso in virtù del risultato diventa difficile, però è anche vero che fino all'episodio del rigore noi abbiamo giocato alla pari col Corigliano, sapevamo che non era una partita facile, lo sapevamo alla vigilia, bisognava fare la partita perfetta e poi noi fino all'episodio del rigore del rigore sbagliato credo che abbiamo rispettato quelli che erano i nostri compiti con tanta umiltà, con tanto sacrificio e cercare di tenere testa a Corigliano. Mi pare che fino all'episodio, per quanto riguarda tutto il primo tempo, penso che anche abbiamo creato anche delle occasioni da gol e quindi era la partita come l'avevamo preparata. È difficile analizzare il risultato, ma questo Siderno manca qualcosa, dove può arrivare e cosa può fare in questo campionato che è sempre un torneo comunque difficile ogni anno. No, ma noi lo sappiamo cosa manca, ma anche in questo momento gli uomini d'esperienza che abbiamo fuori. Ci mancano quelli e sono degli infortuni non a lungo termine. Adesso dobbiamo stringere i denti, stiamo facendo un pochettino di necessità virtù. Voi allenatori siete fenomenali, perché quelli plurale maiestatis. No, quelli che gli assenti hanno sempre ragione. Sempre. Però lui, adesso ho visto l'immagine, parlo sempre dell'immagine, se l'è giocata la prima parte, i primi 25 minuti, mi sembra che abbia avuto pure qualche occasione importante, a differenza del Corigliano. Poi il Corigliano ha i giocatori di tutto rispetto, quindi possono fare il gol in qualsiasi momento, possono risolvere la partita anche all'ultimo minuto.
Quindi, però non ha tutti i torti, non se l'è vista, se l'è giocata la partita fino a un certo punto. Peccato, poi, perché questa partita poteva richiamare tantissima gente, solamente che a poche ore dall'inizio della sfida con il Corigliano la commissione di prefettizia ha dato il via per poter giocare questa gara solamente con la tribuna coperta, quindi poche centinaia di presenze. Velocizziamo, pubblicità e poi la rubrica di Anna Maria Platini. Pubblicità. Abamed, medicina dello sport e medicina estetica per il corpo e per il viso. Dietologia, massaggi benessere, skin test, analisi del cuoio capelluto e tanto altro. A Bovalino, traversa Giordano Bruno 3, accanto scuola elementare Borgo. Per appuntamenti 0964 61 143 oppure 329 86 29 868. Seconda Via Fashion Store, la boutique con i prezzi più bassi dell'outlet. Vasto assortimento di abbigliamento, accessori e calzature, uomo, donna e bambino. Delle migliori griff nazionali ed internazionali, a prezzi imbattibili. Promozioni e nuovi arrivi settimanali. Tutte le griff che hai sempre desiderato, da noi puoi. Ci trovi in via Santa Caterina 234, Reggio Calabria, e presso il parco commerciale Le Ninfee, viale Calabria, Reggio Calabria. GF Motori, assistenza, autoricambi e vendita. Unico autorizzato per la provincia di Reggio Calabria, Jaguar e Land Rover. Effettua tagliandi di tutte le marche, anche in garanzia. Assistenza 24 ore su 24 su auto di tutte le marche. Sostituzione gomme, elettronica. Vieni a scoprire le nostre auto e acquista con finanziamenti a tassi agevolati. GF Motori, The Art of Performance. Università Niccolò Cusano. Con noi potrai ottenere la tua laurea in economia, giurisprudenza, scienze politiche, scienze della formazione, ingegneria e psicologia. A tua disposizione ci sarà sempre un tutor personale che ti seguirà nella tua formazione. Unicusano offre la possibilità di studiare telematicamente seguendo le lezioni online, chattando con il tutor e incontrando i professori in videoconferenza. Avrai anche la possibilità di sostenere i tuoi esami nella città a te più vicina. Un amaro ghiacciato. Un amaro? Amaro, italiano. Vero amaro. Il vero amaro italiano. Amaro del capo. Vecchio amaro del capo, il nostro amaro italiano. E anche noi quest'anno abbiamo fatto un po' la spesa, credo che sia una spesa molto importante, quella della collega Anna Maria Platini, che praticamente si è inventata questa rubrica molto simpatica, Batti 5, che non riguarda solamente il calcio dilettantistico, ma anche il calcio femminile e il calcio a 5. Questa settimana è andato a Polistena a vedere, vediamo cosa.
sì, no, non solo la risposta del pubblico, ci si aspettava una bellissima giornata di futsal e di sport vero, ed è quello che è successo. Il pubblico lo sapevamo che sarebbe stato numeroso e che sarebbero venuti un po' da tutte le parti per vedere questa bellissima partita, e così è stata. Alla fine una grande partita, lottata, il livello in campo si è visto, la superiorità del Meta è stata evidente, però l'importante era fare una gran bella partita e riuscire a regalare questo bellissimo spettacolo al nostro pubblico, a Polistene e a tutto il territorio in generale. Sarà una squadra che farà un campionato di primo livello in Serie B, di questo qua ne sono sicuro, ed è un piacere vedere una società di Serie B con un'organizzazione del genere. Complimenti a tutti e grazie veramente per l'accoglienza e per quello che oggi abbiamo assistito. È stata veramente una festa di sport, dal pubblico fino al campo, e quindi complimenti a tutti voi. Beh, le conclusioni sono quelle che finché siamo riusciti a tenere dal punto di vista fisico, dal punto di vista atletico, perché loro avevano un'altra intensità, un altro passo, un altro modo di giocare, perché effettivamente devono fare un altro tipo di campionato rispetto al nostro, se la siamo, diciamo così, giochicchiata. Poi sono usciti fuori loro, noi siamo un pochettino calati, nel momento in cui siamo calati loro hanno fatto la differenza in tutto e per tutto. Una squadra organizzata che sa, si vede in campo che cerca delle soluzioni trovate già in allenamento, e quindi complimenti al mister, non avevo dubbi da questo punto di vista. Sapevo la squadra che andavo ad incontrare, complimenti a loro. Noi dobbiamo fare un altro tipo di campionato, è stata un'esperienza per alcuni ragazzi giocare con gente di un determinato calibro e sono contento per questo. Bene, ritorniamo in studio, siamo davvero alle battute finali, ma prima dobbiamo vedere altre due gare, quella che si è giocata a Rossano tra l'Olympic Rossanese ed il Trebisacce, con la vittoria degli ospiti per 2-0. Morelli, credo che sia solamente un chilometro di distanza, adesso si è parlato di un'unica città, Rossano-Corigliano, però è anche vero che tra Rossano e Corigliano ci sono quattro squadre, due di eccellenza, Olympic ed Corigliano, una di prima categoria che è il Corigliano Schiavonea, una di promozione che è la Rossanese. Promozione pure. Ah, promozione anche, sì, il Maniero Schiavonea, quindi sì. Tante squadre in un fazzoletto, sì, è vero, cioè, forse un dispendio sia di energie per quanto riguarda economiche, sia per quanto riguarda i calciatori. La città è unica, Corigliano-Rossano, però è solo, diciamo, dal punto di vista burocratico, ma non effettivo, perché da quello che si sente ognuno ha la sua squadra di calcio, come è giusto che sia. Ma noi viviamo a Lamezia Terme, dove già tra Vigor Lamezia, San Biase, Promosport, ognuno ha la sua squadra e non viene ancora visto questo, dopo 50 anni, non viene ancora vista questa città unica. Molto difficile. Apre un sentiero molto importante, Lamezia. È un momento difficile che sta attraversando il calcio lametino. Beh, difficilissimo. Io penso che, e mi auguro che si risolva più presto questa situazione, perché le nostre squadre non possono non avere un campo dove potersi allenare e poter fare le gare domenica. Ritorniamo a queste immagini, Rosario, Rossano Corigliano si poteva tranquillamente allestire un organico di Lega Pro, invece ce ne stanno due di eccellenza, una probabilmente vincerà il campionato, però tanta dispersione a livello di pubblico. La rivalità, quando c'è rivalità dentro, non si riesce mai ad arrivare a un punto a mettersi d'accordo. Sarebbe un peccato, perché ci sono città nel nord che con 10.000 abitanti fanno la Serie B, fanno la Serie A. Quindi quando Corigliano e Rossano, che si sprecano parecchie energie a livello economico, secondo me è la cosa che potrebbe essere investita diversamente, si potrebbe creare un grosso settore giovanile pure dietro con tutte queste cose, come alla Lamezia Terme, dove ci sono le quattro squadre, la Promosport, San Biase e Vigor Lamezia, le tre squadre, quindi si potrebbero creare queste situazioni. Però purtroppo la mentalità noi ce l'abbiamo tosta, e quindi pensiamo sempre alla parte vecchia, storica, e bisogna avere ognuno la propria squadra. Quindi
Se riusciamo ad a raggiungere questo obiettivo, forse Lamezia o Corigliano e Rossola possono toccare campi importanti. Rimaniamo sempre su queste immagini, visto che ha appena lasciato questo campionato Morelli, quindi lo conosce più di tutti. Che campionato sarà? Ma io penso sia un campionato abbastanza livellato, nel senso che tolta quelle due o tre squadre che potrebbero fare la differenza dal punto di vista dell'organico, tutte le altre, io metto anche il Trebisacce, perché è una delle squadre ben messe in campo da Malucchi, il quale stimo tantissimo, e ogni anno fa bene, anche con le risorse che ha. E sono convinto che quest'anno il Trebisacce sarà la mina vagante del campionato. Poi il resto vedo molto bene anche la Paolana, che sono convinto uscirà fuori, mentre sono in grosse difficoltà purtroppo l'Acri, che è partita in grosso ritardo, così come lo Scalea, che sicuramente uscirà fuori, ma è partito anche lo Scalea in ritardo. E poi in questo momento la classifica dice il Cutro e il Soriano e la stessa Isola non stanno avendo, diciamo, una continuità, anzi ci sono il Cutro e il Soriano che sono in forte ritardo. Ecco, bypassiamo un'intervista del post gara di Rossano, andiamo proprio a Cutro con le immagini di Stadio Radio, dove la formazione di Parentela di Vanzetto, perdonami, ha perduto la seconda gara di fila, quindi Cutro che è destinato, la terza gara di fila, e Cutro che è destinato ad soffrire fino alla fine. La domanda, Rosario, su Cutro. La domanda su Cutro. Ah sì, stavo pensando a quello che stava succedendo al Cutro. Ma purtroppo quando si inizia in ritardo c'è sempre da andare a trovare poi gli under, che sono importanti, perché gli under ti fanno fare la differenza. Se ne trovi gli under discreti, anche se hai una squadra normale, non soffri e non rischi niente. Quando hai gli under così così e la squadra un po' zoppica, poi le difficoltà aumentano. E qui Leo deve essere bravo a supplire subito queste tre sconfitte che ha avuto. E quindi io mi auguro per lui, perché è un ragazzo che si dedica tanto, ci mette l'anima. Col Corigliano ha fatto una buona partita, è stato sfortunato, ho visto il servizio, poteva avere maggior risultato diverso secondo me, però adesso gli gira male, quando gira male qualsiasi cosa potrebbe andargli, però mi auguro per lui che possa fare meglio. Galego Catona è rientrato, mi sembra, a Mesite, giusto? Quindi conosce già l'ambiente, conosce già la squadra, è una squadra che in questa categoria la conosce bene. Penso che sia un campionato, come ha detto Claudio, che l'ha fatto lui l'anno scorso. Io vedo bene, potrebbe essere il Trebisacce, potrebbe essere la sorpresa. Rossanese è la squadra che potrebbe dare un po' fastidio sia al Reggio Mediterraneo che al Galgo. E non sottovaluterei il Bacale del Mister della Faccia, non lo sottovaluterei. Sicuramente la fase il Cotronei che sta facendo bene, sono convinto, ecco, bravo, che... scusa. No, io forse ho dimenticato anche prima di menzionarlo, però io reputo il Cotronei, e dico anche che è stato molto bravo Gabriele, un nostro paesano, un amico, il quale gli auguro veramente di poter far ancora meglio di me, perché Cotronei in questo momento sono convinto che è un ambiente dove si può fare veramente bene, come dicevo prima, ti fa lavorare tranquillo, e quindi Gabriele sarà agevolato anche da uno spogliatoio dove Capitana Rabbia è una persona effettivamente importantissima per questa squadra, e sono convinto che darà un contributo anche a Gabriele da questo punto di vista. Morelli, sarà un anno di pausa oppure aspetti? Mi auguro di no, perché come ti dicevo prima, per me... Quindi augurandoti di no, sei il classico allenatore che aspetti sulla riva del fiume che qualcuno... Guarda, questa è una battuta brutta. No, è brutto perché l'ho vissuto anch'io, purtroppo l'esonero l'ho avuto anch'io, chi non l'ha avuto un esonero, quindi fa parte del nostro mondo. Sappiamo benissimo che quando entriamo in uno spogliatoio a luglio, agosto, la valigia è sempre, come si dice, davanti allo spogliatoio. È la stessa cosa per chi in questo momento come noi è alla finestra, sembra l'avvoltoio, però purtroppo il calcio è questo, e dispiace se, mi auguro di andarlo a sostituire, però... Ripeto di nuovo, fa parte del mondo del calcio, bisogna cercarlo. Questo è un mondo del calcio tutto particolare, poi andiamo veramente
sul finale, quando un presidente, quando un direttore generale dice vorrei iniziare un progetto importante con Raffaele, con Rosario Salerno, poi magari nelle prime due partite c'è una sconfitta ed un pareggio, questo progetto decade perché il progetto poi andiamo a vedere è fatto solamente di numeri. Il progetto non è fatto di numeri, ma il progetto è fatto di lavoro che arriva col tempo. Come hai detto tu, però il progetto le società se lo devono mettere, diciamo, in testa. Quando tu prendi l'allenatore, non puoi prendere l'allenatore che guadagna, per dire, tot al mese, e magari quello più bravo non lo prendi perché dice ma costa assai, quando poi tu non sai se quell'allenatore potrebbe decidere anche il tuo progetto. E sta tutto poi all'allenatore che va a parlare con la società, troverà la mentalità, troverà la situazione com'è e dargli la mentalità giusta per capire il progetto quale potrebbe essere, se vincente oppure no. La società che deve vincere deve avere un allenatore che ha determinate caratteristiche, che ha un determinato staff che si porta dietro per avere la cultura della vittoria, questo è fondamentale, però il progetto va sempre, parte sempre dall'allenatore, dalla società che lo ascolta. Se la società non ascolta l'allenatore, io voglio preso il massaggiatore, io voglio preso il dirigente che mi faccia questo, io voglio preso questo, penso che dia anche un'immagine diversa di organizzazione. L'ultimo minuto, gli ultimi due minuti li dedichiamo piacevolmente alla Scuola Calcio Pianopoli. Domenico Caruso può mandare in esterna questo filmato che abbiamo realizzato la passata stagione. Intanto Rosario si diverte con i suoi bambini. Meno male che ci sono. No, mi diverto perché come si dice, c'è la passione. Intanto ho visto lo scorso anno e lo vediamo anche adesso che voi curate molto la tecnica individuale. Ma si parte dalla tecnica. Se ti ricordi, io disse alla tua intervista che alcune volte sottovalutiamo il dribbling, il controllo, perché la nuova generazione pensa agli schemi, no, con i bambini. Io quando perdo 10-0 non me ne frega niente. L'importante è che poi con la crescita del ragazzo sappia controllare la palla, sappia fare il passaggio, sappia stoppare un pallone. È una cosa che non curiamo più l'aspetto della scheda. Noi sì, come tecnici do questa mentalità perché deve essere questa. Il gesto del bambino lo devi vedere per farlo crescere. Però come dici tu, io... meno male che ci sono loro, perché sennò i miei 35 anni di calcio li avrei buttati via già. L'ho detto lo scorso anno, lo ripeto anche adesso, ti agevola molto questa struttura che è bellissima, ma quello che ho notato è la grande organizzazione. Sì, vabbè. Che poi è la base. È la base, come abbiamo detto prima. Io parto già da questa esperienza perché mi aiuta tanto anche a livello quando vado ad allenare, so cosa voglio, l'organizzazione deve essere la base di tutto. Il comune poi ci ha dato anche la possibilità di dare questo bel impianto, non ci fa mancare niente, è sempre a disposizione come tu hai visto. E quindi l'organizzazione di una scuola calcio è fondamentale, non deve guardare, secondo me non deve badare a spese per andare a trovare, per prendere gli attrezzi, perché gli attrezzi, come tu vedi, sono fondamentali. Ti aiuta molto a fare il gesto tecnico, ti aiuta molto a capire come devi andare ad affrontare l'avversario o il conetto, quindi è importante avere un'organizzazione discreta. Nel prossimo futuro, magari in un campionato importante professionistico, possiamo avere il piacere di gustare le gesta tecniche di un calciatore importante che arriva dalla Scuola Calcio Pianopoli? Qualcosina c'è, però io preferisco che i ragazzi arrivino con la loro crescita, no? Da un anno, due anni va via i giovanissimi nazionali, poi magari là deve dare già un giocatore, un ragazzo pronto. C'è qualche ragazzo interessante che speriamo che possa uscire, anche perché sarebbe anche la nostra speranza, no? Dare una pubblicità importante. C'è, qualcuno c'è, però ancora sono piccoli, ci sono due o tre che promettono, non faccio i nomi perché sennò poi può succedere che magari
preferisco un ragazzo all'altro, quindi ci sono due o tre, abbiamo la possibilità. Ecco, per concludere, e poi davvero ci salutiamo, a differenza di altre scuole calcio, quello che ho notato lo scorso anno, non credo che in qualche mese, in pochi mesi sia cambiato qualcosa, no. Lì fortunatamente a Pianopoli avete dei dirigenti abbastanza quieti, che guardano i propri figli come si allenano, ecco, non avete dirigenti allenatori. No, 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 io... Scusate, genitori. Genitori allenatori. Io faccio quasi una riunione specifica su questo, perché è giusto che devono capire che devono vedere i figli, che si devono divertire. Questa è la base. Se pensano di avere il campione, io, come ti ho detto l'altra volta, gli prendo il bambino, da tutti rispetto ai bambini, e se lo porto in un'altra parte. E devono entrare con questa cultura che il ragazzo si deve divertire. Se pensi che possa fare l'allenatore, il genitore possa fare l'allenatore, oppure può imparare al figlio a giocare a calcio, deve fare un altro mestiere, secondo me. Grazie a Rosario Salerno, mi auguro di ritrovare tra qualche mesetto qui, però in parte attiva, Claudio Morelli, ad allenare una squadra ed un club importante che abbia veramente un progetto importante. Per il momento vi ringrazio davvero per la vostra partecipazione. Appuntamento al prossimo martedì ore 22.30, la replica giovedì 24, venerdì alle ore 17.15 e poi su social, la pagina Facebook di Pianeta Dilettanti e canale YouTube Pianeta Dilettanti Calabria. Ringrazio immensamente anche Domenico Caruso, che ha gestito la parte tecnica. A voi tutti la più cordiale buonanotte.